Ciao, non avrei mai pensato di tornare a far video su questo canale, soprattutto in questo modo e per parlare proprio di questo argomento che avete letto nel titolo. Ancora prima di spiegarvi i problemi relativi a Spada e Scudo, vorrei farvi capire un po' cosa ci sia a monte e perché gran parte dei fan si senta presa in giro e perché io abbia chiamato Game Freak Clown Freak. Gran parte del malcontento si è originato durante il Nintendo Treehouse tenutosi all'E3 di giugno 2019, quando venne annunciato un taglio massiccio al Pokédex per concentrarsi sull'aspetto grafico, ovvero modelli, textures, animazioni e ottimizzazione generale, e migliorie per quanto riguarda l'online, inteso come competitivo e breeding. Ciò è un problema? Non necessariamente. Il taglio dei Pokémon disponibili e giocabili per migliorare un comparto grafico era già avvenuto in titoli spin-off come Pokémon Colosseum o Pokémon Gale of Darkness per Nintendo GameCube. Qui il comparto grafico ha raggiunto vette altissime per l'epoca e il taglio al Dex non si è sentito, sia perché la promessa è rispettata, sia perché i Pokémon sono stati inseriti con criterio. La domanda ora è la seguente: se nessuno si è lamentato per Colosseum e Gale of Darkness, perché ora è in corso una shitstorm infinita su Spada e Scudo? Semplice, perché le promesse non sono state mantenute neanche lontanamente. E ciò si è saputo qualche giorno prima dell'uscita grazie ai leak diffusisi in rete. È stato creato un post su Reddit, di cui vi lascio il link in descrizione, contenente tutti i problemi trovati nei giochi, con relative immagini, video, a rinforzo delle accuse. Il risultato è disastroso. Per la prima volta un buon numero di fan ha deciso di cancellare pre-order per via della pessima qualità dei giochi che avrebbero ricevuto entro pochi giorni. E Game Freak stessa, cosa mai successa prima d'ora, ha concesso il rimborso per le copie digitali. Hello? Che succede? La community si spacca in due. Da una parte quelli che si sentono presi in giro e protestano per la qualità dubbia dei giochi, dall'altra i fan più accaniti che si rifiutano di credere a queste dicerie e controbattono con argomentazioni del calibro di: se non ci hai giocato non puoi giudicarlo, o se non ti piace non giocarlo. Seriamente? Quanta maturità? Davvero? Passa qualche giorno e giungiamo finalmente al day one del gioco. La verità viene a galla. La maggior parte dei leak sono risultati essere veri, i restanti falsi, in quanto gli errori erano dovuti a un softlock dato dalla copia pirata del gioco. Riprendo la premessa iniziale di Game Freak. Effettueremo un taglio al Dex per concentrarci su grafica, comparto tecnico e online. Detto questo, procediamo per punti. I modelli. Shigeru Omori, director del progetto Spada e Scudo, ha affermato in un'intervista rilasciata su Famitsu che i modelli dei Pokémon, delle vecchie gene si intende, siano stati rifatti da zero. Tuttavia ciò è falso per diversi motivi che vi andrò a spiegare. Come viene mostrato nei leak su Reddit, i modelli presenti in Spada e Scudo e quelli dei giochi per 3DS sono letteralmente uguali, giusto un pochino upscalati. Ma i fan più accaniti, o meglio quelli con le fette di prosciutto sugli occhi, ancora non lo accettano, sebbene sia palese. La bomba viene nel momento in cui, pochi giorni dopo l'uscita dei titoli, un membro dello staff artistico dichiara: sono un artista tecnico e ho lavorato personalmente alla creazione di modelli per la serie Pokémon. Nello specifico, lavoro nello sviluppo degli shader, algoritmi che si occupano di gestire le sfumature di luci e ombre, per Nintendo Switch. Nella decisione delle specifiche per i modelli e metodi per rifinire efficienti modelli precedentemente sviluppati. Modelli precedentemente sviluppati, ovvero provenienti da giochi per 3DS. But wait, there's more. Non solo i modelli sono riciclati, ma hanno pure tenuto le dimensioni sbagliate. L'esempio che meglio rappresenta questo problema è Wailord. Cioè, Wailord. Presente, no? 14 metri di lunghezza, balenottera azzurra, che in realtà è grande quanto un maiale. Così come è successo nei giochi 3DS. Ma nei giochi 3DS posso ancora capirli per via dell'hardware meno potente. Li posso capire meno quando si parla di un gioco Switch. E anche qui i fan sfegatati, che ora chiameremo ciechi, hanno provato a difendere l'indifendibile con massime come: se lo mettono a dimensioni reali, dopo l'arena diventa piccola e l'effetto è brutto. Sapete cosa? L'avrei accettato se fosse riferito a un gioco per 3DS, ma qui perde totalmente di valore perché stiamo parlando di Spada e Scudo, un gioco per Switch dove sono presenti Dynamax e Gigantamax, che sono gigantesche.
e occupano lo schermo e sono tagliate e allargano l'arena. Devo aggiungere altro o capite da voi? Quindi i modelli non solo sono riciclati, ma non sono neanche stati migliorati. Le animazioni. Ok, su questo devo ammettere che non ci sia nulla da dire perché sono effettivamente migliorate. Ok, scusate, non riesco a rimanere serio quando lo dico. Le animazioni sono pessime. Colosseum e Gale of Darkness, e se volessimo citarlo pure Pokémon Stadium e Battle Revolution, hanno più di 15 anni sul groppone e hanno, non ironicamente, Pokémon che sparano le mosse raggio dalla bocca, mentre in Spada e Scudo lo fanno anche dalla fronte, dalla spalla o dal piede, oppure che usano le mosse Pugno e Calcio utilizzando le parti del corpo corrispondenti e non tirando testate come fanno in Spada e Scudo. Avanti, siamo nel 2019 e Game Freak è così pigra che non ha nemmeno voglia di far tirare fuori i cannoni a Blastoise e fargli sparare le mosse acqua da lì. Cosa che in Colosseum, XD, Battle Revolution e Stadium succedeva. Ignobili! La maggior parte delle animazioni risultano quindi peggiori di un gioco di 15 anni fa. Complimenti. Ah sì, c'è altro, è tipo le animazioni dei modelli in game, si può vedere tipo in qualche spezzone qui. Le textures. Vi svelo un segreto, ma lo sapete che i fan hanno già fatto delle mod che migliorano anche altre texture all'infuori delle terre selvagge? Tipo questa? A sinistra abbiamo effettivamente delle texture per Switch, a destra per Nintendo 64. Le texture per Switch dei fan sono state fatte in 4 giorni. Io non... Boh! Ok. Ottimizzazione. Buongiorno, siamo nel 2019 e il gioco è ancora alloccato a 30 fps. Ma Paco, i frame non sono un problema in un gioco come Pokémon, visto che non è un action. E sapete cosa? Avete ragione. Se non fosse che si verificano frame drop piuttosto pesanti. Le terre selvagge sono una delle feature introdotte in questo nuovo capitolo. E risultano ai limiti della giocabilità durante la pioggia o una tempesta di sabbia con la connessione attiva. Perché? Perché il gioco va a così pochi frame che sembra un album fotografico? Cioè, avanti, non solo non siete capaci di portare un gioco che giri a 60 frame al secondo nel 2019, ma siete pure riusciti a ottimizzarlo con i piedi. Complimenti! Vogliamo parlare del sistema di pop dei Pokémon nelle terre selvagge? Ignobile! Modelli di Pokémon, alberi di bacche, allenatori poppano quando sei vicinissimo a loro, come se spuntassero dal terreno. Tant'è che una volta mi sono ritrovato uno Snorlax che si stava generando sotto la mia bici. Ma tralasciamo la grafica pessima? Va bene. Tralasciamo il taglio al Dex? Va benissimo. Tralasciamo i cali di frame? Anche se nel 2019 è un po' deprimente. Va bene. Parliamo di cosa ci offre il titolo. Ovvero trama, difficoltà, longevità, comparto online, soundtrack e feature. La trama è stupida, malpensata, rushata e con un sacco di buchi. In sintesi, e qui cominciano gli spoiler, quindi vi avverto. La trama non esiste, comincia poco prima dell'inizio della Lega, fino alla fine della Lega. Il tutto in un'ora, un'ora e mezza di gioco. Rose vuole che Leon, chiamato Dandel in italiano, catturi Eternatus, che spunta fuori da non so dove, per utilizzarlo come fonte di energia per l'intera regione. Perché? Perché tra 1000 anni l'energia si esaurirà completamente. Ok, l'intento c'è, lo scopo è nobile, mi fa piacere. Ma quando vuole che lo catturi?
il giorno stesso in cui gliel'ha detto, perché non sapete, mille anni sono dietro l'angolo. Leon giustamente dice che il giorno dopo ci sarebbe la finale del torneo e che non è proprio opportuno interrompere un evento regionale per una cosa che accadrebbe fra mille anni. E così Leon se ne va. Rose il giorno dopo, prima dell'inizio della finale, gli dice un bel suka, risveglia Eternatus, non so nemmeno come, non so nemmeno come abbia trovato il suo cadavere, a trasportarlo, a capire come resuscitarlo, boh, non è spiegato, book di trama è viva. Il player e Hop, con l'aiuto dei due lupi, si scontrano con Eternatus. Lo si cattura, tra l'altro con un autocatch ignobile, perché lo puoi catturare anche con una Love Ball, e il tutto finisce per il meglio. Difficoltà. Memory di Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire Sun and Moon Ultra Sun Ultra Moon, dove potevo fare il gioco premendo A e basta, ho voluto aumentare virtualmente la difficoltà portandomi pochi Pokémon in squadra, roba che ho fatto le prime tre palestre con due Pokémon, e togliendo tutti i tipi di farming, quali caramelle esperienza e terre selvagge. Ciò non è bastato. Le lotte in palestra, e non sto scherzando, duravano tanti turni quanti erano i Pokémon del Gym Leader. È stato un lungo Press A Simulator. Inoltre, avevo i Pokémon di almeno 4 o 5 livelli superiori rispetto agli avversari e il mio Pokémon più debole era di livello più alto rispetto al loro Pokémon più forte. Wow! Longevità. Ho battuto Leon in 19 ore e 8 minuti, senza rushare, aumentando la difficoltà e esplorando ogni luogo possibile. Che è il nulla. Comparto online. Oh, qui ne vedremo delle belle bitches. Immaginate di avere più di 6 milioni di giocatori e utilizzare un sistema di codici a 4 cifre per fare in modo che due giocatori si connettano tra di loro. Matematicamente. Ci sono un massimo di 10.000 combinazioni per 6 milioni di utenti. Che succede? Semplice. Sebbene tu e il tuo amico abbiate messo lo stesso codice, potreste trovarvi con gente a caso che ha inserito il vostro stesso codice perché i codici sono così pochi che... Ah! Geniale? Sì! Oppure, siete a far raid e vedete lo stamp di un tizio che cerca giocatori per un raid a 5 stelle di Whimsicott. Volete partecipare e vi esce il messaggio di errore avversario non trovato. Avversario? Per quanto riguarda la soundtrack non c'è davvero nulla da dire. È ottima come in qualunque altro gioco Pokémon. Per quanto riguarda il feature, l'unica decente che si è trovata nel gioco sono i raid. I raid sono effettivamente divertenti e mettono in comunicazione, quando funzionano, i giocatori. Ed è un modo piuttosto veloce per farmare esperienza e MT. Il problema è che i pregi di Spada e Scudo, oltre a essere pochi, sono messi in ombra da tutti i difetti di questo titolo. Per i pregi abbiamo il sistema di raid, l'allevamento e breeding, la soundtrack e una maggiore customizzazione dell'avatar. Per i difetti invece abbiamo quasi l'intero lato grafico, il lato tecnico, la difficoltà, la longevità e la trama. Quei pochi pregi non bastano a salvare il titolo. E i fan dovrebbero capirlo, devono protestare per ottenere di meglio. Perché a questo punto fra 20 anni Game Freak potrebbe anche offrirci una busta contenente escrementi con sopra il marchio Pokémon. E noi lo compreremo lo stesso. Perché è Pokémon, giusto? È giusto lodare ciò che va lodato e criticare ciò che va criticato. Se questi titoli hanno ricevuto molte critiche, è perché sono critiche giustificate dalla scarsa qualità, che rendono Spada e Scudo un gioco sotto la media non solo per le potenzialità di Switch, ma anche per il gioco Pokémon in sé. Ma che cos'è? Da dove lo sta lanciando l'Hyper Beam? Voglio vedere. Esatto. Oh.